Voglio aggiungere pochissime considerazioni alla presentazione che il prefetto ha fatto in modo molto efficace di questo lavoro. Innanzitutto voglio ringraziare, non formalmente, il prefetto, lo voglio ringraziare molto sentitamente, perché è il protagonista di una tessitura molto forte, molto intensa, molto importante, e ha creato una situazione di forte unità tra tutte le varie diverse articolazioni della città, tutte le sue espressioni. Adesso, permettimi, prefetto, è un po' un modo per far vivere, come dire, uno dei punti forti, no, di quella grande epopea risorgimentale, come le comunità poi stanno insieme, si riconoscono in un obiettivo, in un progetto, per cui un sincero ringraziamento. Poi naturalmente il ringraziamento va a tutti quanti hanno fatto appunto la loro parte, aderendo a quello che sta diventando un programma, un progetto più pericoloso, dicevamo prima, perché siamo modesti, perché insomma è una cosa corposa, molto interessante, molto, molto significativa. Ringraziamenti particolari a quelli che sono stati, per quanto riguarda gli interventi nella mia città, protagonisti molto, molto, come dire, convinti. Certamente la fondazione è stato un punto di riferimento importantissimo, ci permette di fare un'operazione come quella della restituzione alla città di uno dei simboli più significativi e più forti della sua storia moderna, che ha tutto il valore che ha. Però ci sono stati altri, la Confindustria, dicevamo, il Lions, insomma questo tema dei luoghi della memoria, diciamo che emerge con particolare forza in questo programma, è molto importante. Mi piace sottolineare come questo programma voglia raccontare anche un'altra cosa alla cittadinanza e alla comunità, perché si legge in tutti i suoi punti, in tutte le sue articolazioni. Non è solo ed esclusivamente il tema dell'unità d'Italia una riproposizione di un grande evento storico che magari è rimasto un po' in ombra in alcuni momenti della nostra vicenda. L'unità d'Italia è un qualcosa che ha a che fare con un percorso che continua ancora. L'unità d'Italia è una costruzione costante e continua. È una manutenzione anche costante e continua dell'unità d'Italia. Lo leggiamo in tantissimi momenti, anche quando parliamo del ruolo della partecipazione delle forze armate nella guerra di liberazione. Noi stiamo effettivamente parlando di un momento alto della costruzione dell'unità d'Italia. Quando noi ragioniamo su altri punti che riguardano la solidarietà, i diritti, eccetera, noi stiamo parlando, no, di come l'unità d'Italia è un percorso di una prassi che noi facciamo vivere costantemente e quotidianamente, soprattutto in ogni momento in cui noi facciamo richiamo ai valori della Costituzione, che è stato uno, quello della nascita, quello della Costituzione, è stato uno dei momenti più alti di questo percorso di costruzione dell'unità d'Italia. Troviamo condensati un po' tutti i valori, i percorsi, le storie che appunto 150 anni fa hanno avuto quell'epopea, quel culmine. Per cui è molto bello questo programma soprattutto per questo, perché trasmette questo senso e questo significato non di una commemorazione, ma di una costruzione, no? E di una costruzione nella quale la nostra comunità, la nostra città, le nostre città, i nostri territori sono stati non, come dire, delle comparse, ma sono stati dei protagonisti dignitosi, hanno fatto parti importanti, hanno dato contributi molto belli, molto significativi, che vanno riscoperti, restituiti, fatti rivivere, rigenerandoli anche attraverso questi momenti di presentazione pubblica e di esaltazione pubblica. Ci sono
grandi manifestazioni come il Festival della Marineria, ma come la Festa Nazionale della Marina Militare, speriamo sia confermata, pare di sì, appunto, forse la prima volta che aspetta si fa la Festa Nazionale della Marina Militare, che possono rappresentare sicuramente dei momenti molto interessanti per richiamarsi a tutti questi valori.